Ciao a tutti e ciao a tutte, bentornati o ben arrivati se è la prima volta che siete qui su Glitters & Soul. Se non mi conoscete, io sono Monica. Video dei prodotti finiti beauty dell'ultimo periodo, un mese e mezzo, 2 mesi circa. E come sempre conservo i vuoti dentro questo sacchettino in stoffa. Vedete la scritta Antartica? Sì, perché è il gruppo musicale di mio figlio, dove mio figlio canta. E ne approfitto sempre quando faccio questo tipo di video, visto che conservo le cose nel loro sacchetto per fargli un po' di pubblicità. Vi lascio il link al loro canale YouTube in info box, andateli ad ascoltare perché sono bravissimi. Sono un gruppo emergente che sta avendo un discreto successo a livello locale e hanno finora all'attivo, mi sembra, pubblicate 6 canzoni, hanno fatto dei concerti, purtroppo un concerto pre-Covid, poi si è fermato tutto, ma poi hanno ripreso appena è stato possibile, quindi poi hanno fatto qualche concerto in acustico, ma di recente finalmente hanno potuto di nuovo fare un concerto in elettrico e quindi andate a guardare magari se vi va i loro video, oltre alle clip musicali dove ci sono le loro canzoni, fanno anche dei piccoli vlog simpatici, sono anche su Instagram, li trovate con il nome Antartica Key. E niente, magari fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Chiusa parentesi, andiamo a vedere che cosa ho finito in questo periodo e se mi sono piaciuti questi prodotti oppure no. Allora, partiamo da un bagnoschiuma che è un bagnoschiuma di Bottega Verde. A me piacciono molto i loro bagnoschiuma, questo mi è piaciuto particolarmente perché c'è scritto effetto rinfrescante e vi assicuro che con questo caldo è così. Questo ha proprio un effetto rinfrescante ed è il bagno doccia tonificante con sali del Mar Morto. Quindi questo super promosso lo ricomprerò, mi era stato omaggiato perché avevo aderito ad una grossa offerta con una specie di kit con tanti prodotti e potevo sceglierne due in omaggio. Avevo scelto questo bagnoschiuma qui proprio perché era effetto rinfrescante e vi assicuro che è fantastico. Tra l'altro, oltre ad avere l'effetto rinfrescante, anche proprio il profumo, che è buonissimo, è proprio un profumo fresco, somiglia a quei bagnoschiuma energizzanti uomo, diciamo, come profumazione e a me piace tantissimo. Poi un sapone per le mani, io questi saponi qui li tengo sia in bagno insieme alle saponette, sia però anche in cucina sul lavello ne ho sempre uno pronto all'uso e questo qui è di Malizia, sapone liquido vellutante, argan e vaniglia. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho preso da Sirene Blu, questo qui hanno proprio la linea di Malizia. È molto vaniglioso, diciamo, infatti olio d'argan e vaniglia, si sente molto la vaniglia, una vaniglia molto calda e devo dire molto delicato sulle mani, a me è piaciuto tantissimo. Altro sapone che però ho utilizzato per l'igiene intima in quanto è neutro, ha un pH neutro, idrata e protegge ed è questo di Venus. Sapone neutro, latte di cotone, questo qua è molto delicato, per questo l'ho utilizzato per l'igiene intima. Ed è delicato proprio anche il profumo, è molto carezzevole, è molto morbido, sia di consistenza sia proprio la tipologia di profumo, la profumazione che ha e mi è piaciuto molto. E non l'ho ricomprato perché ne avevo da finire un altro che poi vi farò vedere nei prossimi prodotti finiti, però è un prodotto che assolutamente vi consiglio e ricomprerei. Ho finito, ricomprato, rifinito, ricomprato, rifinito, perché è un prodotto che non manca mai in casa mia, il Carbon Shampoo di Alama. Questo qui è uno shampoo nero, vediamo se riesco a farvi vedere, è proprio nero. Vedete? Ce n'è ancora una pompatina dentro, ma è miscelato con l'acqua perché l'ho fatto proprio per pulire il fondo. È uno shampoo che a me piace tantissimo perché è riequilibrante, depurante, sgrassante. Questo proprio va a detergere la cute. Sapete che quando ci si lava i capelli bisogna passare almeno 10 minuti a massaggiare e detergere la cute. E serve uno shampoo così, uno shampoo proprio che intanto questo non ha parabeni, non ha siliconi e quindi mi piace per quello, ma ha un potere pulente perché non tutti gli shampoo che utilizziamo per i capelli hanno veramente un grande potere detergente, ma la prima cosa per avere i capelli sani è avere una cute pulita di modo che la ghiandola sebacea non sia ostruita da sebo, da crosticine, da sporcizia.
sporcizia, altrimenti il capello si offoca e cresce male o cresce fino, quindi poi si spezza. Invece, se voi avete l'accortezza di dedicare almeno 10 minuti alla detersione della cute, massaggiando bene con non solo con i polpastrelli o con le unghie, la cosa da non fare mai, ma proprio con il palmo della mano, facendo massaggi in varie direzioni e aggiungendo shampoo mano a mano che viene assorbito, magari potete fare anche un risciacquo e farne due, vi assicuro che il vostro capello migliorerà tantissimo, sarà più lucente, più forte e comincerete a vedere proprio anche i capellini piccoli che ricrescono. Dopodiché io mi faccio sempre anche uno shampoo idratante, quello per le lunghezze, però uno shampoo così è necessario. Questo qui costicchia perché costa sui 7 euro, però io lo ricompro sempre, lo trovo da Sirene Blu o anche da DM, dove spesso è in offerta. Proseguiamo con un altro prodotto per i capelli, che però questo non è venduto online, non si trova da nessuna parte, soltanto dai parrucchieri concessionari, e io lo prendo dalle mie parrucchiere. Ed è questo prodotto qui. Questo io ve l'ho forse mostrato magari quando parlo della cura dei capelli, della mia hair care routine o in qualche vlog. E forse ve l'ho mostrato anche quando ho fatto un video vecchissimo, la routine per i miei capelli ricci. Allora, questo qui cos'è? Intanto il marchio è questo, Elegy, e si chiama Glaze Fluido Modellante. Allora, questo fluido modellante, volgarmente possiamo chiamarlo gel, ma è molto di più di un gel, perché questo qui non fa quell'effetto che fanno i gel, che dopo i capelli diventano duri. O meglio, durante l'asciugatura, se che voi lo lasciate asciugare all'aria, se che ci date un colpo di phon, indurisce i capelli, cioè il capello bagnato appare indurito una volta che noi andiamo a mettere questo fluido modellante. Ma poi, una volta che i capelli si asciugano appunto all'aria o con il phon, quella parte sparisce, cioè l'effetto indurimento sparisce, i capelli rimangono morbidi, i ricci definiti, elastici, belli, insomma potete vedere a volte quando ho i capelli appena lavati, non so se mi seguite anche su Instagram, anzi vi invito a seguirmi su Instagram, mi raccomando, questo è il nome che trovate. E dicevo, quando vedete che ho quei ricci ben definiti, è merito suo. Io lo applico sui capelli umidi, facendo dei movimenti così o anche stendendolo ciocca ciocca, e vi assicuro che mantiene la piega tantissimo, non appiccica, i capelli sono comunque leggeri, però fa il suo bel lavoro. Non per niente è un prodotto costoso, perché questo qui di 250 ml costa sui 35 euro, però mi dura tantissimo, mi dura mesi. Ahimè, l'ho finito, quindi mano al portafogli, lo devo andare a ricomperare. Altro prodotto che ho finito, ricomprato, che non manca mai a casa mia è il tonico acqua distillata alle rose, tonico rinfrescante della Roberts, che è per me un mai più senza, nel senso che è il tonico finora con cui mi trovo meglio. E se non avete mai provato, ma penso che lo conosciate tutte e tutti, ma se non l'avete mai provato, vi consiglio di provare, perché è molto molto rinfrescante e anche abbastanza un buon inci come prodotto, se state anche attente all'inci. Io non sono una che sta attentissima a queste cose qua, però ve lo dico perché nel caso sappiate che comunque non ha un inci cattivo. C'è dentro qualcosa che però è un conservante, se non vogliamo che vada male, faccia la muffa, ci vuole. Comunque questo è un ottimo prodotto. Ho finito una doccia schiuma di Balea, gli altri mi sa che ve li ho già fatti vedere in precedenza perché li ho già finiti. Adesso ne sto usando un altro, l'ultimo, mi pare, perché ne avevo fatto una scorta tempo fa. Questo è il Pacific Vibes con fiori di frangipane. Sono molto belle le confezioni di questi bagnoschiuma di Balea, costano soltanto 99 centesimi. E questo qui è proprio profumo di frangipane, un profumo molto fiorito, molto vivace, molto rivitalizzante. Anche questo qui mi è piaciuto tantissimo. In generale i bagnoschiuma di Balea mi piacciono. Un altro doccia schiuma che mi è piaciuto tantissimo è di Tesori d'Oriente, Thalassotherapy. Ho anche il profumo perché questo sa proprio di mare, è un ozonato marino, acqua delle Figi, alghe marine, quindi buonissimo. A me, se vi piace la tipologia di profumo così marino, questo qui è proprio buono, estivo. Poi guardate la confezione, anche il profumo ha questo motivo qua, io li trovo spettacolari, ha la catenella se avete qualcosa per appenderlo in doccia, così è anche molto pratico. E questo qui super promosso. Sempre in tema di doccia schiuma, una mini site di Yves Rocher, questo è il loro bagno schiuma al Monoi. Voi ormai se mi seguite lo sapete che io adoro il Monoi, Cocco, Monoi, queste cose così estive. Questo è proprio
estivo, cioè voi se chiudete gli occhi e lo annusate, vi sembra di sentire i profumi della spiaggia, perché sa proprio di creme solari Almonoi, è buonissimo. E credo di aver avuto una cartolina con cui si poteva prendere un piccolo set e c'era anche lui. Io ho anche il profumo Almonoi e l'olio secco Almonoi. Adoro tantissimo questa profumazione. Poi Yves Rocher fa veramente dei docce a schiuma spettacolari, quindi se non avete mai provato, provateli. Poi ho finito il dentifricio di Antica Erboristeria, questo qui è il purificante ed è quello che noi preferiamo, fino a 12 ore di alito fresco con menta eucalipto, 90% di ingredienti di origine naturali, questo qua lo compro e lo ricompro, diciamo che è difficile che io cambi, proprio se sono in un negozio dove non tengono questa marca, questo qua invece lo trovo da Sirene Blu, lo trovo anche da DM e di solito appunto non manca mai, è molto valido secondo me come dentifricio. Adesso veniamo a delle creme viso, non tutte mi sono piaciute. Allora, ho finito l'Hydro Face che mi è piaciuta molto, ho fatto una collaborazione, quindi questa mi è stata omaggiata dall'azienda insieme al contorno occhi che non ho ancora finito e potete vedere i miei video, sia l'unboxing con le first impressions, sia poi la review finale. In cui vi dico proprio come mi sono trovata e mi raccomando, andateli a guardare perché è ancora attivo il codice sconto. Voi potete avere due set crema viso contorno occhi, è una crema viso che va bene per il giorno e per la sera. Due set al prezzo di uno e con il mio codice sconto potete avere anche un ulteriore sconto. Quindi se volete vi lascio qui nelle schede i due video. Oppure ve ne lascio uno, poi andate a vedere anche l'altro, ma comunque i link per avere la promo. Li trovate in entrambi i video ed è una crema che mi è piaciuta perché è idratante, bella corposa, si assorbe bene, non mi ha dato nessun tipo di problema, quindi non mi ha dato formazione di brufoli o comedoni, quindi io devo dire che la mia recensione è proprio stata reale per come mi sono trovata e quindi questa qui è promossa e io ve la consiglio perché è veramente un ottimo prodotto. Poi parliamo di due creme di Bottega Verde, avevo aderito appunto alla promo, quella di cui vi parlavo prima, con il dolce a schiuma e sale del Mar Morto, ma mentre il bagnoschiuma mi è piaciuto tantissimo, purtroppo io non sono soddisfatta di queste creme, eppure ne parlano tanto bene e è la crema, dicono che è un top di gamma di Bottega Verde, però si vede che la mia pelle non è compatibile con questo tipo di crema, è Retinolo Bottega Verde Plus. Crema viso notte e crema viso giorno. Non sono completamente finite perché ho fatto tanta fatica a finirle e avevo iniziato ad utilizzarle ancora quando era freddo, quindi adesso magari potrebbero risultare troppo corpose. Sono delle creme anti-età, quindi sapete che sono più ricche delle altre creme. Il problema di queste creme qua è che quando io le davo, le mettevo, si sfaldavano dopo un po', cioè quindi vuol dire che non si assorbivano bene e questo me ne sono accorta non subito ma con il tempo perché non avevo fatto caso che succedeva quando utilizzavo questa crema e praticamente se io sottomettevo i sieri, poi una volta che andavo ad applicare la crema mi si sfaldava tutta, cosa che non avviene con altre creme, quindi non dipende dai sieri che io mettevo sotto, che sono sempre gli stessi, quelli della The Ordinary con cui mi trovo benissimo, ma dipende proprio da questa tipologia di crema che con la mia pelle non è compatibile. Ovviamente è una mia opinione personale, sicuramente ci sarà chi si è trovato bene perché ho letto anche tante recensioni positive, però io queste non le ricompro e per me è stato un flop purtroppo. Paradossalmente mi sono trovata benissimo con questa di Sien che è della linea Cellular Beauty che adesso non c'è ma c'era tempo fa, crema da giorno, anche questa molto ricca, questa qui non mi ha dato nessun tipo di problema ed è molto 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 meno costosa rispetto a quelle di Bottega Verde che io comunque avevo avuto con un 50% di sconto perché costicchierebbero un pochino, invece questa, voi lo sapete, i prodotti della Sien non costano tanto, non, adesso sinceramente non ricordo quanto l'avevo pagata, però insomma chi frequenta Lidl sa i prezzi quali sono, mi sono trovata benissimo, non mi ha dato nessun tipo di problema, quindi questa se mai dovesse tornare è un prodotto che io ricomprerei. Ho finito con i prodotti finiti, perdonatemi il gioco di parole.
Vi ringrazio per aver guardato il video, vi ringrazio se lascerete i vostri commenti, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale, è gratis, attivate la campanella per restare sempre informati quando esce un nuovo video. Se avete voglia di dare una sbirciata al canale, i contenuti sono vari, sapete che c'è tanto, ci sono contenuti così frivoli, leggeri, ma ci sono anche contenuti più profondi a chi piacciono. E niente, ci vediamo ad un prossimo video.